Carlo Levi, intellettuale di Torino condannato a 3 anni di confino dal governo fascista, arriva in un giorno del 1935 al suo luogo di destinazione, un paese della Lucania, arroccato in cima ad un alto colle desolato. Il viaggio è stato lungo e faticoso. Prima in treno fino a Eboli, poi in corriera, poi in una vecchia automobile, attraverso le tortuose strade che si addentrano in un mondo dove sembra che Cristo non sia mai arrivato. Il podestà Don Luigino lo avverte di non prendere contatto con gli altri 10 confinati che vivono nello stesso paese. La sera deve dividere il suo alloggio provvisorio con un ospite di passaggio, un ufficiale esattoriale, dal quale viene a conoscere le condizioni di estrema miseria e di sfruttamento in cui vivono i contadini. L'indomani, una moltitudine di donne e bambini fanno ressa intorno a lui perché si è sparsa la voce che è un medico. E inutili sono le proteste di Levi, che spiega di non poter esercitare la professione. Il giro che fa per conoscere meglio il luogo dove gli toccherà vivere per 3 anni lo porta a capire la strana situazione di isolamento di questo paese, che ha più legami con la lontana America a causa dell'emigrazione che non con Roma. E nelle parole di Don Traiella, il parroco, trova la giustificazione di questa fuga da un luogo dove la vita degli uomini è impossibile e le case, la chiesa e perfino le colline intorno franano in una rovina che sembra inarrestabile. C'è mia moglie malata, la vorrei vedere un pochettino. Senta, se togliere il braccio per sentire la temperatura. Quando le è venuta la febbre ha avuto dei brividi forti. Ha avuto vomito? Io sì. Questa malattia si chiama erisipola, non è una malattia grave, però le ricette per le medicine le devono dare i medici di qui, io non posso farle.
posso lavare le mani. Amico, fate chiaro, voglio aprire tutto. Senta, le tolga quella moneta dalla fronte, perché non serve. Vabbè. No, serve. No, serve. No, serve, per i dolori. No, i dolori passano con le medicine. Con le medicine passano i dolori. Beh, la moneta me la fa fare. Sì, si faccia fare la ricetta da me. È grande, dottor. Senta, mi dica chiaramente quali sono i limiti che io non posso superare, così. Le può arrivare fino al cimitero, non oltre. Allora, al cimitero ci siamo arrivati. Torniamo indietro. Immagini. Buonasera. Buonasera. Allora, cambiatemi le federe, come al solito. Mi dispiace di averla disturbata. Permette che mi presenti? Rotunno. Barone Nicola Rotunno. Di Avellino. Carlo Levi. Posseggo delle terre a Gagliano e nei dintorni e vengo qui ogni tanto per riscuotere il dovuto dai miei fittavoli. Suppongo che anche lei è qui per affari. No, io sono un confinato politico. Grazie. Buonanotte, signore.
E da dove viene? Da Torino. Suppongo si tratti della solita punizione per motivi precauzionali. Posso permettermi di fare qualcosa per lei? Io sono amico dell'amica più cara dell'amica del senatore Bocchini, capo della polizia. Si potrebbe tentare di farla tornare a Torino. Ah. E come si trova qui? Bene. C'è il fatto dei limiti che uno non può superare, ma bene. E di che distanza avrebbe bisogno? Dal momento che lei gentilmente si è offerto di farmi tornare a Torino, non so, lei capisce che sembra assurdo preoccuparsi per qualche metro in più o in meno. Che... Giusto, giusto. Il nostro obiettivo è Torino. Posso spegnere la luce? Sì, sì. La signora che conosco e che è amica dell'amante di Bocchini è come me devota, particolarmente devota della Madonna di Montevergine. La trovo spesso in quel santuario e anche in altri. Con la mia motocicletta, almeno una volta all'anno, mi reco ai santuari di Santa Rita da Cascia, a quello di Loreto e dei Camaldoli. Ha mai frequentato questi posti sacri? Ma magari lei non è credente. Io ho dei dubbi. Eh già. Lei si occupa di politica. Ama il denaro. Io sono un soldato di Cristo. Guardi che la fede è una cosa importantissima, una grazia inestimabile. Non so se ha sentito mai parlare di San Rocco di Tolfe. Assistito di persona ai suoi miracoli. C'è un pellegrinaggio ogni anno ai primi di agosto. Non è lontano di qua. Quando può ci vada, si faccia dare un permesso dalle autorità. O meglio, glielo faccio dare io. E allora anche lei potrà rendersi conto, potrà vedere che arrivano da tutte le parti della regione, degli uomini, delle donne, dei bambini, e San Rocco è là che li aspetta, sceso dal cielo, immobile, sopra la sua chiesa. Tutti lo possono vedere, ma anche il santo di questo paese è un buon santo. Si chiama Maurizio. Quanto a me, servo messa ogni mattina. A 84 anni mi sento come il più umile dei chierichetti. Cosa c'è che non ci sia già stato dato? Thank you.
Buono, buono. Scusi. Non ti serbo alcun rancore. In nome di Gesù bambino, salvatore del mondo, io ti benedico. Buonanotte. Chi è? Scusi, sono Levi. Chi? Levi, non so se si ricorda. Siamo già incontrati. No, un momento. Ah. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, forse ho fatto male. No, 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 anzi. Posso passare più tardi? S'accomodi, dottore, entri. Mi perdoni. E di che cosa? No, è che Don Cosimino mi ha detto che lei dipinge. E siccome anch'io dipingo, allora ho pensato che... Ah, bene. S'accomodi pure, dottore. Grazie, buongiorno, signore. Scusi se mia madre non le risponde, è un po' sorda, sa. Ha quasi 90 anni. Vetula et infirma. Prenda un bicchiere di vino, dottore. Beva, beva. Mi dice com'è. Buono, grazie. Ah, sta guardando i miei libri.
Sì, perché qui senza libri... In questo paese non vale la pena nemmeno di leggere. Ci avevo dei bei libri, ci sono pure edizioni rare. Quando sono venuto qua, quelle canaglie che li hanno portati, me li hanno sporcati con la pece, per farmi dispetto. Mi è passata la voglia di aprirli. E li ho lasciati là per terra. Ci stanno ormai da parecchi anni. Ma questo San Calogero di Avila l'ha scritto lei? Oh. È un santo spagnolo poco conosciuto. Ho fatto anche dei quadri. Temporibus illis, che rappresentano i diversi episodi della sua vita, della specie di polittici. Me li fa vedere? Le interessa veramente? Sì, sono venuto qui apposta. Bene, allora volentieri. Venga. Prima mi divertivo a fare queste cosette, ma in questo paese non si può fare niente. Sono belli, con tutto questo arancione, belli. Ancora un bicchiere di vino? No, no, grazie, io sono proprio venuto qui un momento per... Show! 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 Shatto! Show! 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 Oe! Sveglia, sveglia, Don Carlo, svegliatevi! C'è il carabiniere che vi cerca! Sono qui! Contento voi? È contento, sì! Questo è il posto più fresco del paese! Dovrebbe anche essere il più tranquillo! Un paese è fatto d'ossa di morte. Eh? Un paese è fatto d'ossa di morte. Se fai una fossa, sadono fuori le nostre cari parenti e se li mangiano le cani. Allora, com'era la storia lì? Ah, sì, quella di Niconanco. Ma no, no, quella di Niconanco. Quella che mi raccontavi prima, che tutti i carretti pieni di ossa passavano e ripassavano per le strade del paese. Ah, sì, sì, quando è venuta la frana. Quando andò sotto la chiesa della Madonna. E poi cos'è successo? Che è successo? Una notte, passando dinanzi la chiesa della Madonna, ho sentito che le forze mi lasciavano, mi abbandonavano e son dovuto sedermi sul gradino della cappella. Non potevo più rialzarmi, qualcuno me l'impediva. E allora? E allora una voce di bestia feroce mi chiamava. Una voce di bestia feroce mi chiamava per nome. Era il diavolo, un diavolo che mi impediva di camminare, di parlare. E allora mi fece il segno della croce. Il demonio cominciò a digrignare i denti, come la voce di una bestia scannata. Poi nell'ombra vidi una capra sulla rovina della chiesa. E il diavolo allora scappando nel precipizio. Out! Out!
tornate in greco. Ma ci ha fatto io, oggi non si lavora, tutto in piazza. Stamattina in piazza, sto discorso di potestà. Ma che ci interessa? Non interessa, ma ci ha Paglianesi, in Abissinia continuano le provocazioni del Negus. Fino a quando dovremo sopportare di starcene con le mani in mano? Fino a quando durerà la pazienza del Duce? Ecco, bravo, Barone, dormi, dormi. Non ascoltare. Le regioni romane ricordate volando dominato il mondo. E la grandezza di Roma splende come non mai sui sette colli. Splende sui sette colli. Ma qui i colli franano e si riducono in polvere. La più schifosa delle nazioni. Lei che le colonie le tiene, non vuole che ce le prendiamo anche noi. Ehi, Donca, siete contenti che è arrivata vostra sorella, eh? Che belli. Può portare la valigia a casa? Come no, subito, come no. Luisa. Sono quelli lì i nastri che dicevi? Sì, sì, sono quelli lì. Li lascia lì finché non si consumano. Oh, grazie, grazie. Buongiorno, Don Gabbo, buongiorno, buongiorno, signore. Come va? Va bene, va grazie, bene, va bene. Ma perché sono così contenti di vederci assieme? Ma perché fino adesso io sono stato per loro uno venuto, che ne so, dall'aldilà. Mi mancava qualcosa, non so. Adesso con la tua presenza si è colmata una lacuna. Buongiorno. Cos'è quella roba là? Conserva. Buongiorno. Quale lacuna? Che bella pelle. Uno dei più profondi sentimenti per loro è quello della famiglia. I legami del sangue sono sacri qua giù. Buongiorno. Ma come fanno a sapere che sono tua sorella? Oh, questi qui vedono tutto, sentono tutto e prima di te. Oh, buongiorno, professore. Buongiorno, dottor Levi. Chi è quello lì? Ma è un confinato anche lui, un professore di Padova deve essere. Solo che non ci possiamo parlare qui fra confinati. Ah, perché ci sono altri confinati qui? Sì, sì, una decina. Ma li ho intravisti appena. E poi lo sai come succede in questi casi, no? Molti amici non si fanno vivi per prudenza. Altri possiamo noi non cercarli per non comprometterli. Poi altri più coraggiosi, meno pericolanti se vuoi. E allora vengono da noi e chiedono tue notizie. È uscito poi il libro di Mario Soldati? Sì, certo, ti arriverà insieme agli altri. Ci ha raccontato come hai finito di disegnare la copertina di quel libro proprio mentre ti arrestavano. Ah, ve l'ha raccontato. Luisa! Vengo. Sai che qui potrebbe anche andar bene per dipingere con tutte queste finestre? Mi danno solo fastidio le masonelle. Oddio, perché? Ma perché non mi sono mai piaciute queste geometrie insistenti quando dipingo. Sono una calamita per gli occhi.
Carlo, ti ci vorrebbe una donna qui, né? Sì, ci vorrebbe una donna. Ma non è facile. Beh, non esageriamo adesso. Non mi dire che cercare una donna di servizio qui, anche questa è una complicazione. Ma qui una donna non entra nella casa di un uomo solo. Il semplice fatto di stare insieme significa aver fatto l'amore per loro. Ma davvero, ma cosa mi racconti? Cosa ti racconto? Han detto che c'è un terrazzo? Sì, è qua sopra, mi sembra. Dai, andiamo a vedere. Bello, né? E poi questa casa ha un pregio inestimabile. Vediamo se te ne sei accorta. Cosa? C'è un gabinetto con la tazza di porcellana. Credo l'unico nel giro di questo orizzonte. Ti fa male se ti tocco qui? Hai freddo, vero? Ecco, devi stare molto coperta, sai? Bisogna mettere un'altra coperta alla bambina. Senti, tua figlia ha la malaria? Sì. Io ho del chinino con me. Adesso te lo do. Però quando l'hai finito lo chiedi poi di nuovo al medico. Sì. Gliene dai uno al mattino e uno alla sera. Che va bene? Sì. Uno al mattino e uno alla sera. Ma quanti figli hai? Sei. Sei. Tira fuori la lingua tu. Ancora? Bravo. Questo non è male. Senti una cosa, la fai lavorare tua figlia? Sì, va a lavorare, vai in gamba. Non deve lavorare più. Va bene, sì. Grazie. Questa qui la chiamano la fossa del bersagliere, perché al tempo dei briganti ci hanno buttato dentro un piemontese e si era sperduto fra questi monti. Allora, dottoressa, che cos'è? Al solito, malaria. Quando l'altro giorno ho chiesto al questore di trasferirti in un posto più salubre, sai cosa mi ha risposto? Che qua la malaria non c'è. Al massimo casa l'anno, ha detto. Guardi che io sono medico, gli ho detto. Allora, ammesso che la malaria c'è, ma che se ci vivono loro qui, ci puoi vivere anche tu. Beh, ragionamento ineccepibile. Sì, ma nella farmacia di Matera non sanno neanche cos'è uno stetoscopio. A Matera sono già fortunati che hanno la farmacia, qui non c'è. E in tutto questo disastro tu fai il pittore? Dai, Luisa, non ricominciamo con questa storia. Io faccio quello che so fare, che mi piace fare. E non dipingo da oggi. Non mi sembra giusto. Guarda che tu sai fare benissimo anche il medico. E che non lo vuoi fare perché hai paura. Io vorrei sapere di cosa. Dici che ti manca l'esperienza. Ma dove lo trovi un posto meglio di questo per fare esperienza, allora? Ecco, sì, ho trovato le cavie. Ma cosa dici, Carlo? Per favore. Ma cosa mi viene a tirar fuori le cavie? Ma muoviti, no, fa qualcosa. Non riesco a capire perché non ci sia nessuno che faccia niente per questi paesi.
Bisogna fare, non rimandare sempre tutto a domani. Ma sì, tu hai un temperamento costruttivo, efficiente. E quello che dici tu si sarebbe già dovuto fare da un pezzo. Però qui le persone sono complicate. Se stai qui 15 giorni, cambi anche tu. Guarda che io sono dura da cambiare. Quando vedo che ci vanno di mezzo delle persone che l'unica colpa che hanno è quella di essere nati da queste parti. La prima cosa che ti dicono quando li incontri è che qui non si può vivere, bisogna andare via. Prima andavano in America, poi Napoli, Roma. Ora andiamo in Africa, dicono. È la nostra ultima carta. Certo che dopo quello che ho visto a Matera non posso dargli torto. Sono stata un momento a visitare quella specie di cratere là, pieno di caverne, che chiamano i sassi. Ci vivono ammassati 20.000 uomini e animali. Mi è sembrata una città distrutta dalla peste. La piccola borghesia si è ridotta così. Siccome non hanno i mezzi sufficienti per vivere col decoro del galantuomo, come dicono loro, allora devono dominare e sfruttare i contadini. Si assicurano i posti di farmacista, prete, podestà, maresciallo dei carabinieri e così via. E data la ristrettezza dell'ambiente, la lotta si fa feroce e meschina. È questione di vita o di morte. Quindi la guerra diventa una fuga da questo mondo. Sì, ma vanno verso la distruzione. Sai, poi può darsi anche che quel che li attira sia la prospettiva di sconfitte e di annientamento. È certo che le cose da qui si vedono diversamente che da Torino. Torino. Torino è più lontana dell'India o della Cina. A Torino ci sono altri ritmi, altre leggi, che qui sono incomprensibili. Sai, qui si arriva persino a capire perché questi giovani diventano fascisti. Uno ridotto nelle loro condizioni potrà benissimo fare la spia, rubare, ammazzare. Ma potrà anche morire in Africa come un eroe. Quindi secondo te vanno a fare la guerra per disperazione? Certo. Ma i più rimangono. E le loro passioni crescono. Chiuse fra quattro case. Chissà anche per me. Per quanto tempo l'orizzonte del mondo degli uomini resterà chiuso nel cerchio di queste loro oscure passioni. Che ora è, Carlo? Non lo so. Non guardo nemmeno più l'orologio. Domani nascerai. Cosa? Le macchie, i campi acquistati con l'oro e la casa bagnata dal Tevere biondo e te ne andrai. E l'erede verrà sopra i tuoi beni ammucchiati. Ricco o povero, della stirpe vetusta d'Inaco o plebeo, ugualmente sarai preda del Tartaro, spietato. Andiamo tutti ad una sola sede, spinti, presto o tardi, da
dall'urna agitata uscirà per tutti una sorte sola e saliremo la barca dell'eterno esilio. Che bello. È Orazio, vero Carlo? Cos'hai qui? Che la sorella del povero sta, me la farà fare un bagno nella sua casa? Sì, se ti accontenti di una tinozza. Ci vedi. Bella. Una tinozza. Allora, non devo dire niente a nessuno. Proprio niente. Cosa vuoi? Saluta tutti. La verità è che ho l'impressione di essere sempre vissuto qui. Adesso. Permesso. Si può. Vuoi entrare? C'è già l'appuntamento e quando ce ne sono? Don Carlo! Don Carlo, dove siete? Don Carlo! Don Carlo, dove siete? Don Carlo! Sono qua. Ah, lì siete! Vi abbiamo trovato finalmente! Sì, venite su, si passa da dentro, c'è la scala. Vediamo subito. Dai, in terrazzo, già. Per la donna di servizio ho avuto una risposta positiva, Don Carlo. Si chiama Giulia Venere, detta la Santa Arcangelese. Ehi, la Santa Arcangelese! Quella è una strega, fa i filtri, le fatture, all'amante barbiere.
È l'unica donna in paese che può frequentare un uomo non sposato. È una donna pulita, però, sì, lavoratrice. Vogliamo scendere, fa un caldo qui. E cosa più importante, Don Carlo, conosce la casa mattonella per mattonella. Si capisce. Era la padrona in questa casa e anche nel letto dell'arciprete che ci abitava. Don Carlo, l'avete visto il pozzo che ci avete nell'orto? Sì, sì. Il prete ci metteva in fresco le bottiglie di vino quando riceveva visite. Oh, che bello. E fate anche voi così. Le calate piano piano nel pozzo con un panierino. E al momento giusto le tirate su. E ve le bevete tutte alla nostra salute. Fresche, fresche. Don Luigino, io ho qui due lettere. Però me le controlli subito. Io vorrei che arrivassero presto. Don Carlo, voi lo sapete. Scrivete molto bene. E io le vostre lettere le trattengo anche due o tre giorni. Sì, sì, ma questo l'avevo capito. Eh sì. Le vostre lettere mi piace leggerle lentamente. Però c'è un'altra cosa che non è proprio regolare. Sì, che cosa? E qui prima ho visto fra i libri, libro francese. Questo è proibito. Questo è un autore classico, Don Luigi. Ma è un autore della rivoluzione francese. Ci sarebbero gli estremi per sequestrarlo. È un autore pericoloso. Ah, sì? Qua, eh? Giù. No, non piangi, andiamo amore mio, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo dentro, vedi, domani sì. Giulia, quanti figli ha lei? Ha già fatto 17 gravidanze. 17? Ma roba da matti. E
suo marito cosa fa? Mio marito? Mi ha fatto fare il primo figlio e dopo se ne aiuto in America. E si è portato pure il figlio, non l'ha giù visto più. Gli altri figli che sono nati dopo, i padri non l'hanno visto neppure. Carmen, che dici? Dov'è papà? Non è a capo, papà, papà non è, solo mamma c'è a capo. America? È bravo, l'hai trovato. È andato via, non c'è più. Tutti vanno in America. Mamma fa papà e mamma, capito?